Euro Regione News. Impara l'arte e mettila da parte. Piero De Martin e l'arte col Covid. Un artista e docente d'arte stimato, Piero De Martin, tra esposizioni in tutto il mondo e la musica, ci racconta il 2020 e il prossimo futuro. A gennaio 2020 ho terminato il mio percorso artistico celebrando i 40 anni di attività. E questa mostra, dopo essere passato fra Lignano, Terrazzamare, Sacile, Dubai e infine a Cividale, città longobarda fantastica, e subito dopo siamo entrati in questo disagio, in questa pandemia che ha bloccato tutti i sentimenti, il voler fare, però è stato anche un momento di riflessione per fare un riassunto su quanto espresso in quel periodo di chiusura, e pensavo di prendermi un anno così sabbatico, di non dedicarmi alla parte creativa, al di là così insomma della routine, dei gioielli di tutti i giorni che si fa. Invece puntualmente delle persone mi hanno coinvolto in un progetto che l'ho trovato curioso. Non voglio svelare il tipo di progetto nuovo, la parte artistica, perché voglio lasciare questa curiosità. Ma grazie anche a un'altra persona di spessore così promozionale, soprattutto perché il direttore della Fondazione De Claricini, Oldino Cernoia, mi ha coinvolto in un percorso artistico. Io in prima persona, ma di riflesso, ho coinvolto altri due artisti, un artista croato e un artista padovano, per così dedicare alcuni aspetti artistici andando a prendere spunto sulle argomentazioni di Dante, perché il prossimo anno in Villa De Claricini ci saranno i 700 anni, saranno celebrati i 700 anni di Dante. E questa trovo un tema curioso, una sfida ancora che gli artisti vogliono mettersi a disposizione della propria intuito creativo, e soprattutto per celebrare un personaggio di fama internazionale. Curioso, interessante, molto, molto stimolante per la parte creativa, ma soprattutto anche nel 2020 è stato un anno, posso dire, positivo, nonostante queste difficoltà causa il Covid. Mi riferisco anche al mondo musicale, e con l'orchestra abbiamo avuto la possibilità di creare un video a favore della bellezza del nostro territorio, e mi riferisco a Villa Otelio, grazie al sindaco di Rivignano Mario Anzil, che ci ha coinvolto come orchestra, ed è stato un video promozionale per la bellezza appunto e per il recupero di questa villa. E subito dopo anche un altro progetto artistico e musicale e culturale, posso aggiungere, abbiamo avuto la possibilità di fare un intervento musicale con la presenza di Vittorio Sgarbi, perché è arrivato a Villa Otelio a visitare questo luogo magnifico, questo luogo proprio incantevole, e subito dopo a settembre presso la Villa De Claricini come orchestra abbiamo fatto un intervento musicale a favore di chi ha più bisogno e della comunità che esiste proprio nel comune di Moimacco. L'associazione si chiama Partecipa, e sono stati coinvolti più musicisti del nostro territorio. Cito fra i tanti Barba Enrico, cantante jazz, Miani, cantante che poi è stato anche a Sanremo, Tony Masala, Ennio Zampa, insomma, e tanti altri musicisti, che ognuno ha dato un proprio contributo, e abbiamo così ottenuto un risultato economico, oso dire discreto, ma soprattutto lo spettacolo in questa villa, c'è stata una suggestione unica e incantevole. Quindi ritengo, nonostante queste difficoltà del Covid, abbiamo fatto un anno nel 2020 direi positivo. Ecco, l'auspicio per il 2021, posso dire che solo la bellezza, non solo la bellezza artistica, ma la bellezza in genere, potrebbe salvare l'umanità, salvare il mondo, grazie a un famoso libro da Todorov. Grazie a voi tutti. Da Codroipo per Euro Regione News, Marco Mascioli. Euro Regione News.